بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Salomone e Suleiman e i jinn. Prima parte. I jinn, gli animali della terra, gli uccelli del cielo, obbedivano agli ordini del profeta Salomone, alayhi salam. Sottomettemmo a Salomone il vento che percorre un mese di marcia al mattino e un mese la sera, e facciamo scorrere la fonte di rame. Lavoravano i jinn sotto di lui, col permesso del suo Signore. Se uno qualunque di loro si fosse allontanato dal nostro ordine, gli avremmo fatto provare il castigo della fiamma. Costruivano per lui quel che voleva, templi e statue, vassoi grandi, come abbeveratoi, e caldaie ben stabili. O famiglia di Davide, lavorate con gratitudine, e invece sono ben pochi i miei servi riconoscenti. Sura Sabah, versetto 12-13. I jinn sono degli esseri creati dall'Allah Altissimo. Esistono jinn buoni e jinn cattivi. Jinn viene tradotto in italiano come geni, demoni, eccetera, eccetera. La conoscenza di Salomone. Già demmo scienza a Davide e Salomone. Dissero: lode ad Allah, che ci ha concesso eccellenza su molti dei suoi servi credenti. Salomone ereditò da Davide la conoscenza e disse: o uomini, ci è stato insegnato il linguaggio degli uccelli e ci è stata data abbondanza di ogni cosa. Questa in verità è grazia evidente da Allah. Furono riunite per Salomone le sue schiere di jinn, di uomini e di uccelli, e furono allineate in ranghi distinti. Corano Sura Naml, le formiche, del versetto 15-17. Dio diede a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta com'è la sabbia che sta sulla riva del mare. La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la saggezza degli egiziani. Bibbia 1 Re 4, versetto 29-30. Nella Bibbia attuale Salomone è menzionato in Re, Sal, Proverbi, Cantico dei Cantici e Ecclesiaste. Dopo la morte di Davide, pace su di lui, Salomone, alayhi salam, decise di completare la futura moschea. Quando l'edificio fu terminato, disse: questa dimora è stata elevata unicamente per l'adorazione di Allah, l'Altissimo. Non deve restare una sola ora priva dell'insegnamento dei teologi, né della lettura dei testi che parlino della felicità dell'altro mondo. Salomone diventa re. Dopo la morte del padre Davide, Salomone diventò re. Pregò Allah per un regno, come nessun altro l'avrebbe avuto dopo di lui. Era l'Altissimo glielo concesse. Oltre alla sapienza, Allah l'Altissimo diede l'abilità. Poteva capire e parlare con gli uccelli e gli animali, guidare gli uomini e i jinn. Amava molto i cavalli. Erano molto essenziali per la difesa, portare i soldati, le armi da guerra e trainare i carri. I cavalli erano molto curati e ben addestrati. Un giorno Salomone, pace su di lui, alayhissalam, osservò i suoi cavalli. La loro postura lo affascinava tantissimo, al punto che li accarezzava e li ammirava spesso. I regali di Allah a Salomone, Corano. Allah l'Onnipotente rivelò: abbiamo dato a Davide e Salomone un servo eccellente di Allah, pronto al pentimento. Una sera dopo che gli furono esibiti per la jihad nella causa di Allah alcuni magnifici cavalli, riti su tre zampe, disse: in verità
ho amati bene i terreni, i cavalli. Più che ricordo del mio Signore, nella mia preghiera dell'Asr, finché non sparì il sole dietro il velo della notte, riconduceteli a me. E iniziò a tagliar loro i garetti e i colli. Mettemmo alla prova Salomone, mettendo un corpo sul suo trono, un gin al posto suo. Poi si pentì e disse: Signore, perdonami, concedimi la sovranità, che nessun altro avrà dopo di me. In verità, tu sei il munifico. E soggettammo il vento, soffiava al suo comando fin dove voleva inviarlo, e gli asservimmo tutti i gin, costruttori e nuotatori di ogni specie, e altri ancora incatenati a coppie. Questo è il nostro dono, dispensa o tasaurizza senza doverne rendere conto. In verità, egli ha un posto vicino a noi e un buon luogo di ritorno. Corano, Surat Asad, del versetto 30 al 40. Come tutti i profeti, anche Salomone, pace su di lui, fu messo a dura prova. Iblis architettò un piano contro il profeta. Riuscì a farlo sostituire sul trono da un gin. Il Signore gli aveva tolto le redini del potere, perciò Salomone, pace su di lui, non insistette e se ne andò. Intanto il gin compose alcuni libri di magia e stregoneria e li sigillò con il sigillo di Salomone. Prestarono fede agli uomini a quel che i gini raccontarono sul regno di Salomone. Non era stato Salomone il miscredente, ma i demoni insegnarono ai popoli la magia. Surat al-Baqarah, la Giovenca, versetto 102. La Bibbia attuale dice che il profeta Asha ad Esilo riferì le parole di Dio a Geroboamo su Salomone: toglierò il regno a Salomone, farò così perché Salomone mi ha abbandonato e adorato divinità di altri popoli. Salomone non è stato fedele, non ha fatto la mia volontà, non ha messo in pratica le mie leggi e i miei comandamenti, come invece aveva fatto suo padre Davide. Bibbia 1, Re 11, versetto 31, 32 e 33. Il profeta Salomone, pace su di lui, non è mai stato infedele, idolatra, nemmeno un attimo della sua vita. Secondo alcune fonti, quando Salomone riprese il possesso del suo trono, si fece portare il gin incatenato e lo fece gettare in mare. E soggettammo a Salomone il vento, soffiava il suo comando fin dove voleva inviarlo, e gli asservimmo tutti i gin, costruttori e nuotatori, pescatori di perle, di ogni specie, e altri ancora incatenati a coppie. Surat Asad, del versetto 36 al 38. C'è un hadith del profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, che riferisce: negli ultimi tempi i demoni che Salomone aveva gettati in mare verranno a mischiarsi con voi, pretendendo di insegnarvi i precetti della vostra religione, ma voi non ascoltatevi. Storie meravigliose.